Giuseppe, ciao. Sì? Non siete in tanti. Siamo al numero giusto e tutte le persone che sono qui capiscono il perché manifestare. Quali sono le scuole che hanno tradito? Un po' tutte le scuole di Crotone. Ovviamente partecipiamo come individui, perché non tutti possono essere d'accordo con la manifestazione. Ma credo che tutte le scuole pubbliche capiscano la necessità adesso di riformare la scuola pubblica. Anzi, non deve nemmeno riformare, di creare quella scuola pubblica che adesso non è. Hai parlato bene prima, vicino all'ospedale, hai iniziato citando la Lega. Che è successo? Matteo Salvini sul suo profilo di Facebook ha detto che questa manifestazione è inutile, fatta da studenti che non vogliono lavorare. Io dico, da studente che sta per lasciare questa scuola essendo al quinto anno, che non voglio restare disoccupato, non voglio una vita di precariato, e per i miei figli e i figli dei miei figli voglio soltanto una scuola che assicuri quello che io ho sempre desiderato, un'istruzione gratuita. Non tutti possono iscriversi a scuole che chiedono anche come contributi centinaia di euro, e questo è perché ovviamente dalla nazione, dallo Stato, non ci arrivano i fondi necessari per poter evitare questo contributo ingiurioso, direi io, ma necessario. Se lo merita un vaffanculo Salvini. Io non mi limiterei a questo. Purtroppo dice bene qualcuno che le persone di basso livello tirano a loro livello per poi batterti con l'esperienza. Non mi abbasso a dei ingrassi che si di più a un ragazzo o a Salvini. Preferisco restare le manifestazioni contro la scuola.